In due campionati di Serie A1 è la prima volta che la Scotti qui al Palace a Montana contro una delle big del campionato come la Reyer Venezia ci va davvero vicino, una prestazione veramente bella quella della squadra dell'Estocione, le ragazze hanno lottato fino in fondo, non si sono mai arrese, ovviamente alla fine è mancato quel qualcosa che in questo momento manca alla squadra per le assenze e comunque quella differenza che si è visto nei momenti che contavano quando le avversarie hanno sempre fatto canestro e alla Scotti è mancato proprio quel passettino in più. Questo è un progresso di squadra, perché comunque sia noi siamo in un momento in cui siamo ancora in emergenza, dove siamo partiti con un quintetto dal 2003, però un progresso di squadra, perché comunque chiunque c'è, chiunque entra dal suo supporto, ripeto, Ruffini 2003 gioca tanti minuti, entra in quintetto, si alza la panchina Malcuori 2001 e mette una bomba a tre punti, quindi i progressi non sono individuali, sono assolutamente di squadra. Non ci sono i due punti, ma dal livello di gioco è come se ci fossero, perché abbiamo difeso veramente bene contro una squadra che ha sicuramente altri obiettivi, ripeto, abbiamo costretto loro a fare le stesse praticamente rotazioni e la stessa intensità difensiva che hanno dovuto mettere in Eurolega, quindi non c'è che da dire brave alle mie ragazze, ci è mancato veramente poco per poi magari trovare un acuto o un episodio piuttosto che però sono soddisfatto della prestazione.